Buongiorno, il libro di oggi è il libro di Pascal Mercier, Il peso delle parole, eccolo qua, Il peso delle parole. È il secondo libro di Pascal Mercier, il primo è stato Treno di notte per Lisbona, che ho anche recensito, è uscito un po' di anni fa, non mi ricordo in quale anno è uscito, oggi siamo nel 23, Treno di notte... 2007, accidenti, nel 2007, va bene, autore è di svizzero, è un filosofo, il suo lavoro è quello di fare il filosofo, e ha scritto questo secondo libro. Allora, prima cosa, è un libro di circa 570, arriviamo quasi a 600, poco meno di 600 pagine, quindi è un libro denso. Non è un libro da ombrellone, non è un libro da leggere così, è un libro impegnativo, è un libro che sviluppa alcuni concetti in modo molto, molto profondo. E questi concetti, queste idee sono sostanzialmente tre. Ma prima di vedere quali sono i punti, vediamo un accenno insomma, sulla storia. Un inglese che è vissuto in Inghilterra, a Londra, poi ha sposato un'italiana, una giornalista di Libération, della sede di Londra, si sono sposati. A un certo punto il padre di questa italiana di Trieste, che dirigeva e possedeva una casa editrice, muore. E allora cosa succede? Succede che i nostri due eroi con i figli si trasferiscono a Trieste, vanno a stare a Trieste, lei, la donna, assume la funzione di proprietaria e dirige questa casa editrice, lui continua a fare il suo lavoro, che non vi ho ancora detto, che è il lavoro di traduttore, lui traduce, si spostano a Trieste. Dopo una decina d'anni muore questa signora e l'incarico di coordinare e dirigere la casa editrice e di possedere anche la casa editrice passa a questo, al marito, che continua a fare ancora il traduttore e per una decina d'anni fa questo lavoro. E poi succede tutto il resto, poi succedono dei cambiamenti, poi succedono delle cose che non vi racconto in modo particolare, cioè una sola, è come dire, questo è il periodo in cui si svolge l'unica cosa che sappiamo è che lui eredita da uno zio una casa a Londra, proprio una casa arredata con libri e tutto, e da lì inizia la storia, che prevede tra l'altro che questo signore passi dei periodi in questa nuova casa di Londra e a Trieste, in qualche modo la sua vita poi si divida in due, Londra e Trieste. Quindi ho volutamente tralasciato alcuni aspetti della storia, però insomma questa è l'impostazione generale. Quali sono i temi che vengono trattati e approfonditi in questo libro? Beh, il primo, e lo si capisce anche dal titolo, Il peso delle parole, riguarda le traduzioni, ma riguarda più che la traduzione la capacità di esprimere in lingue diverse, non soltanto come lavoro, ma la capacità di esprimere in lingue diverse sentimenti, toni, la musica dei diversi suoni, delle diverse lingue. E nel libro questa diversità non è applicata soltanto al lavoro di traduttore. Anche la moglie conosce più lingue, conosce il tedesco, conoscono tutti e due l'inglese, l'italiano, il tedesco, eccetera, il francese. Ma è applicata nella quotidianità. In molte situazioni lui si trova frequentando persone che hanno lingue diverse, per esempio anche un cameriere inglese che è a Trieste, amici russi, si trova veramente a chiedersi cosa cambia cambiando delle lingue.
C'è un brano che adesso vi leggo rapido. Con stupore avevano notato quanto il timbro sonoro e la temperatura di quel presente condiviso mutassero quando passavano da una lingua all'altra. Era difficile da spiegarsi, ma dopo era diverso sfiorarsi i capelli. Sembrava che i sentimenti cambiassero con il cambiare delle parole. Com'era possibile? Ecco, questo credo che sia comprensibile, leggendo il libro, a tutti coloro che conoscono almeno un po' una lingua. Se conoscete un'altra lingua in modo sufficiente da poter parlare, eccetera, anche non in modo completo come i protagonisti, ma spesso capita di accorgersi che parlando una lingua diversa cambia anche il significato complessivo di quello che si vuole dire, non soltanto i termini. Non è ciò che non appare, per esempio, in una traduzione o in un ragionamento di tipo tecnico o scientifico. Ecco, questo è il primo tema, che è su tutto il libro, spalmato, perché proprio è la loro vita. Il secondo tema di questo libro, che per me è stato molto molto bello, è il tempo, il passare del tempo, ma soprattutto l'interpretazione del tempo che passa. C'è un tempo passato e lui a volte si chiede ma l'ho vissuto, non l'ho vissuto. Una parte si dimentica, no, del tempo, di quello che è successo nel tempo passato. C'è il tempo dell'attesa, c'è il tempo del riposo, il tempo impegnativo, e tutti questi tempi sono diversi, hanno dei significati, dei suoni diversi, delle percezioni diverse si hanno. E anche qui vi leggo un pezzo del libro. Parla uno che è stato in carcere, dice, sentite qua, sapete, aveva detto la sera durante la cena, c'è il tempo dei guardiani indaffarati e frottolosi, soprattutto il tempo del personale, un tempo che appartiene al fuori, il tempo della strada, dei semafori e delle auto che suonano il clacson. Il personale proviene da quel tempo e quando esce vi si immerge. E poi c'è il tempo dei carcerati, un tempo del tutto diverso, slegato dal tempo di fuori. Un tempo lento e denso, in cui si può fare solo una cosa, aspettare che passi e sperare che resti qualcosa di te che sia sufficiente più tardi, molto più tardi, a poter tornare al tempo di fuori senza perdere del tutto ogni senso dell'orientamento. Questo è molto bello, e anche questo tema viene più volte trattato. Cioè, per esempio, anche il tempo che manca prima della morte si percepisce in modo diverso, si percepisce in modo diverso anche semplicemente alle diverse età della vita. A me ha fatto venire in mente questo passaggio e anche altri passaggi sul tempo, un'esperienza che ho avuto quando sono stato alcuni anni fa, una quindicina di anni fa, in Monte Athos. Per il Monte Athos, un posto ci vanno solo gli uomini, dove ci sono dei conventi, ci sono tutti eremiti, anche frati che vivono non da eremita. E allora qual è l'impressione che ho avuto? La differenza fra il tempo della preghiera, la preghiera inizia alle 4 circa del mattino, dura fino a dopo la colazione, fa parte della preghiera anche la colazione, è tutto un tempo che è un tempo di 10 secoli fa, insomma, un tempo dove non c'è luce elettrica, ci sono le candele, ci sono le preghiere, ci sono i canti, c'è il silenzio, la meditazione, eccetera. Quindi questi frati sono inseriti in questo tempo. E il tempo invece del giorno, che è un tempo moderno, e ci sono dei frati che, mi ricordo, la scena che parlavano della chitarra elettrica, di come suonava, mi pare, Jimi Hendrix, non so che, in inglese, quindi erano anche stranieri. Ed è quindi vivono nel XX, nel XXI secolo. E c'è questa differenza del tempo. Io credo che anche in loro ci sia questo diverso modo di sentire, no? Che non sono isolati questi frati, possono andare in Grecia, vanno e vengono a curarsi in Grecia, no? Poi tornano nel loro monastero. E nel loro monastero hanno a che fare con teleobiettivi. Ho visto che faceva delle fotografie un frate,
con una macchina super moderna. Quindi c'è questa differenza del tempo. Beh, in molte parti del libro questo tempo viene analizzato da questo punto di vista ed è molto molto interessante. Il terzo punto riguarda i cambiamenti della vita, i cambiamenti della vita che a volte sono radicali e che in qualche modo debbono venire interpretati come nuove ripartenze. Di qui non vi posso raccontare troppo perché alcuni dei cambiamenti del libro sono non ve li ho raccontati, insomma, se no vi rovino il piacere della lettura. Però se pensiamo a quello che sappiamo, questo inglese che va, si sposa, e vabbè, questo è un cambiamento che si capisce, va addirittura in Italia, sposta con tutta la famiglia, impara anche una nuova lingua. Quando muore la moglie diventa il presidente, il direttore, proprietario della casa editrice, cioè ci sono delle scelte, e anche la casa che eredita da Londra, che impongono dei cambiamenti di tutta la persona. Ecco, il tema delle decisioni che prendi per cambiare la tua vita, per fare delle scelte nuove, è molto importante. Era presente anche ed era anche il tema iniziale, diciamo, del treno di notte per Lisbona. Non so se l'avete letto o vi ricordate, c'è questo professore che insegna a Berna e ad un certo punto salva una donna dal suicidio e gli resta in mano in qualche modo un libretto scritto da un portoghese. Lui che cosa fa? Prende un treno di notte e va a Lisbona, senza neanche passare per casa dal momento della decisione al momento della partenza, va così com'è e la storia si svolge a Lisbona, eccetera. C'è anche un film su questo, che per alcuni è il migliore del libro, mi astengo da fare giudizio. Bene, questi sono i temi di questo libro. Vi ricordo, è un libro impegnativo, nello serio non è un libro da ombrellone. Il peso delle parole, sono 600 pagine di roba, e io vi auguro veramente buona lettura, perché è proprio un libro che merita di essere letto. Buona lettura ancora.